come senatrice nel 2013 e adesso parte la campagna, cioè parte la chiusura della campagna elettorale per Raffaella Paita. Bene, io ringrazio Andrea per essere qui, il nostro ministro Andrea Orlando, lo ringrazio per essere qui vicino a noi, ai nostri amministratori, ai nostri sindaci, al nostro nuovo presidente della provincia e soprattutto vicino a noi cittadini, a noi del Partito Democratico. Bene, domenica si andrà alle urne, si andrà a votare, con la coscienza di dover andare a votare e non di stare a casa, perché ogni volta che noi stiamo a casa rinunciamo alla democrazia. Noi dobbiamo votare, abbiamo lottato per avere il diritto al voto e quindi è giusto che non lo facciamo. Lo facciamo perché dobbiamo ricominciare a capo. La Regione Liguria prosegue con Raffaella Paita. Raffaella Paita è una donna e per me, penso avere per noi, avere una donna come Presidente della Regione è una cosa molto importante, ma soprattutto per la nostra provincia. Non dimentichiamo questo vento di cambiamento che anche l'anno scorso ha portato all'elezione il sindaco Alberto Bianchieri a Sanremo e al giovane sindaco Enrico Ioculano. Questo è il vento di cambiamento, di rinnovamento, di prosecuzione e non facciamo che domenica questo vento termini. Dobbiamo sempre andare avanti. Io non aggiungo altro, chiedo semplicemente il voto, di andare a votare e non di rimanere a casa. Cercate di portare questo messaggio anche a quelli ostinati che negli ultimi giorni dicono basta, io non ci vado, sono stufo. No, non è così. Vi chiedo ed esprimo un pensiero comune, penso, di votare e non far sì che questo cambiamento vada via. E soprattutto votiamo Partito Democratico e votiamo la nostra candidata alla Regione, Raffaella Paita. Grazie. E adesso lascio la parola al nostro caro Andrea, nonché il ministro Orlando. Grazie. Buonasera a tutti, cittadini. Io credo che davvero qui si sia manifestata in modo abbastanza fedele esattamente la dinamica che si sta registrando a livello nazionale. C'è un partito che fa delle proposte, una coalizione che avanza dei progetti e poi ci sono una serie di forze che si limitano esclusivamente a provare a distruggere le proposte, a mettere in discussione i progetti senza l'onere minimo di avanzare delle proposte di carattere alternativo. Oggi noi ci troviamo in una fase nella quale non c'è o il Partito Democratico e il processo di transizione che sta guidando o un'altra ipotesi, come dovrebbe essere in tutte le democrazie avanzate. Abbiamo solo delle forze politiche che tentano di fare lo sgambetto a un processo di trasformazione senza assumersi minimamente l'onere di avanzare delle altre proposte. E questo apre uno scenario preoccupante per il Paese, perché noi non torneremo nel caso di una battuta d'arresto in una situazione nella quale appunto si afferma un altro progetto, torneremo nella stasi, nella stagnazione, nella impossibilità di dare risposte ai cittadini. Se noi stiamo correndo, e delle volte anche correndo facciamo degli errori, talvolta c'è anche stato anche un deficit di ascolto nei confronti del Paese, lo facciamo perché l'Italia è rimasta per troppo tempo ferma e non ha affrontato le questioni che doveva affrontare. Vedete, molti ci fanno la predica e ci spiegano che una vera sinistra dovrebbe fare sempre ben altro, poi non si spiega che cos'è questo ben altro. Io sono orgoglioso di poter dire, dopo un anno di governo, di avere chiuso tutte le principali ferite che molti anni di governo della destra avevano prodotto nell'ambito della giustizia, a partire dalla legge anticorruzione e dalla reintroduzione del falso in bilancio. Noi abbiamo fatto delle cose, mentre alcuni promettevano e altri insultavano, ma io penso che si debba dire anche qualcosa in più.
Quando la settimana prima dell'approvazione del falso in bilancio abbiamo approvato la legge sugli ecoreati, i cosiddetti ecoreati. C'è la legge che oggi disciplina in modo diverso i reati ambientali. La legge che è mancata quando si trattava di applicarla per una vicenda, per esempio, come quella dell'Eternit di Casale Monferrato. Ebbene, qui non voglio fare nessun tipo di polemica, ma quando il centro-sinistra ha governato dal 96 al 2001, questa legge non l'ha fatta. L'abbiamo fatta noi. Allora, l'abbiamo fatta in una situazione, come sapete, complicata, perché la maggioranza che è uscita dalle urne non è una maggioranza univoca, abbiamo dovuto trovare accordi anche con forze politiche che avevano impostazioni diverse, molto diverse dalla nostra. Oggi questo è il lavoro che incomincia a dare qualche frutto, incomincia a dare qualche risultato. Questo è un lavoro che sta incominciando a mettere il segno più di fronte alla crescita economica, dopo molti anni di segno meno. Guardate, nessun trionfalismo è autorizzato, perché la crescita economica di per sé non avrà ricadute sul fronte dell'occupazione, l'avrà soltanto se a livello territoriale ci saranno degli amministratori in grado di agganciare questa ripresa economica.